E come promesso è arrivato nei nostri studi Fra Nazario Vasciarelli. Carissimo Fra Nazario, ben trovato, pace e bene. Pace e bene, salute a tutti, pace e bene a tutti. E allora con Fra Nazario parleremo di questo rapporto speciale con Fra Modestino Fucci, che ieri in qualche maniera è stato anche all'attenzione nell'apertura della novena in preparazione alla festa di Padre Pio. Allora partiamo con un breve stralcio dell'omelia pronunciata ieri da Fra Nazario e poi insieme in studio commenteremo. La festa odierna vale a dire l'esaltazione della croce, la spiritualità della croce, la cosiddetta teologia crucis è stata, potremmo dire, il pensiero dominante del nostro caro San Pio da Pietrelcina, il primo sacerdote stigmatizzato, il fedele discepolo di Gesù Maestro, che non ha avuto paura di mettersi alla sequela del Signore prendendo su di sé la croce. La teologia crucis Padre Pio l'ha insegnata prima con l'esempio e poi con la riflessione, attraverso le sue lettere, il suo ministero sacerdotale, a quanti si avvicinavano a lui, in special modo ai suoi figli spirituali, a quanti gli chiedevano, e queste sono parole sue, di fare le cose sul serio, di non fargli perdere tempo in un rapporto che non avrebbe sortito nulla di costruttivo e di significativo. Padre Pio non voleva perdere tempo con i suoi figli spirituali, voleva ottenere un grande, unico risultato, la santità. In due lettere del febbraio del 1913 si vede chiaramente come Padre Pio esterna il suo amore alla croce. Nella lettera del 1 febbraio 1913 gli scrive: Gesù mi dice che nell'amore è Lui che diletta me, nei dolori invece sono io che diletto Lui. Sì, io amo la croce. La croce sola, l'amo perché la vedo sempre sulle spalle di Gesù. Ed ancora, le parole che Gesù gli dice: io ti farò soffrire, ma te ne darò la forza, mi va ripetendo Gesù. Il servo di Dio Fra Modestino da Pietrelcina, già in forza del suo essere cappuccino, della nostra spiritualità, ha amato la croce, si è ispirato a seguire il Cristo crocifisso. Chi non lo ricorda nella portineria del nostro convento qui a San Giovanni Rotondo, mentre benediva i tanti pellegrini con il crocifisso? Voleva che essi si sfidassero sempre della misericordia di Gesù che passa attraverso la croce. Ha poi perfezionato il suo amore alla croce e soprattutto al crocifisso alla scuola del suo compaesano e maestro Padre Pio. Ecco, tornati, partiamo subito dalle prime questioni. Fra Nazario, il 14 settembre 2020 si è avviato l'iter per la causa di beatificazione e canonizzazione di Fra Modestino, servo di Dio, discepolo di Padre Pio, che fu per anni il suo padre spirituale. Ecco, noi ci chiediamo, dopo la pausa del Covid che ha un po' bloccato la vita di tutti, come sta procedendo questo cammino per il riconoscimento ufficiale della santità di Fra Modestino? Allora, il processo di beatificazione e canonizzazione ha diversi ambiti, no, nei quali ci stiamo muovendo, come postulazione generale, come vicepostulazione che è qui nella nostra provincia di Sant'Angelo e Padre Pio e all'interno della Santa Chiesa che è in Manfredonia Vieste San Giovanni Rotondo. E allora si sta muovendo il Tribunale Ecclesiastico, che sta ascoltando i testimoni, e già da quelle che sono le informazioni che conosco, Fra Modestino già è stato testimoniato da quasi metà dei testimoni che sono stati indicati alla postulazione generale, e poi sta lavorando la commissione storica, che ha il compito di studiare
gli scritti editi e inediti, perché Fra Modestino ha anche scritto dei libri e che sono stati anche dati a tanti fedeli e tanti amici che lui aveva. E poi ci sono gli scritti inediti. Gli scritti inediti sono i diari che sono stati consegnati alla diocesi perché venissero consegnati poi ai due esperti teologi che stanno studiando tutto ciò che riguarda il pensiero, le virtù di Fra Modestino. Quindi c'è il tribunale, c'è la commissione storica e c'è la commissione teologica e stanno camminando. Un po', ecco, dicevi bene, il Covid è stato un po' a rallentarci, però abbiamo lavorato anche alacremente, possiamo dire, perché le virtù, la vita di santità di Fra Modestino possa emergere al più presto. Abbiamo fretta, fretta di lavorare, e lavorare soprattutto bene, perché la fretta non è buona consigliera. L'importante, come si dice sempre, è che tutto proceda. Sì, procede bene, grazie a Dio. Stiamo vedendo delle immagini molto belle, Fra Nazario, cari amici di Fra Modestino, vorrei anche riallacciarmi ad alcune pennellate, passami questo termine, Fra Nazario, che tu hai detto ieri nell'omelia e che abbiamo ascoltato prima, questo accompagnare continuo di Fra Modestino i pellegrini con la croce. Ecco, mi viene in mente subito il tema del perdono, perché Papa Francesco della Misericordia, potremmo dire, ha fatto un po' il suo cavallo di battaglia, ecco, potremmo semplificare in questo modo. Fra Modestino come ha in qualche maniera messo in pratica questo concetto di perdono alla scuola di un altro grande perdonatore che è stato appunto Padre Pio? Guarda Leonardo, ti dico una cosa bella che è una mia testimonianza di quando ero più giovane, di quando venivo qui da giovane studente prima e poi giovane sacerdote. Molto bella anche questa foto di Fra Modestino. Bellissima, sì, bellissima. Sì. Scusami se ti ho interrotto. L'esperienza è questa. Ricordiamo tutti quella fila lunga che si avvicinava a Fra Modestino nella portineria e lui che ascoltava con tanta pazienza, dava consigli ispirati, non è il buon frate che ti dice la buona parola, erano consigli ispirati. E lui diceva, io dico quello che mi dice Padre Pio, io dico quello che lo Spirito gli suggeriva. Bene, in tante occasioni io mi sono trovato con Fra Modestino e lui mi indicava, quando ero studente, di accompagnare dei pellegrini nell'aula delle confessione. Quando ero sacerdote dicevo pesce grosso e allora lo consegnava a me o ai frati che stavano più vicini a lui perché potessimo anche vivere il sacramento della riconciliazione. E aveva naso e capiva e intuiva e capiva quando dovevamo esternare nel sacramento della riconciliazione. Ecco, Fra Modestino abbiamo visto un uomo, abbiamo detto adesso, misericordioso, quindi un uomo di perdono, ma anche un uomo di preghiera, spesso viene ricordato proprio in questo suo atteggiamento di preghiera e in questi giorni che sono dei giorni di grande riflessione interiore, in cui tra l'altro oggi è cominciato il convegno nazionale dei gruppi di preghiera di Padre Pio. Ecco, se fosse qui Fra Modestino, per esperienza, quali consigli darebbe ad ognuno di noi per poter compiere il nostro viaggio di umanità, di imperfezione, verso quello che è poi il cammino della perfettibilità cristiana? Io penso che Padre Fra Modestino alla scuola di Padre Pio ci direbbe innanzitutto di non perdere tempo. Ecco. Ci direbbe di concentrarci sulla persona di Gesù Cristo e poi di avere sempre il Santo Rosario tra le mani. Fra Modestino, alla scuola di Padre Pio, ha ereditato il Santo Rosario e lo consigliava a tutti, soprattutto in situazioni delicate, delicatissime, quando venivano i pellegrini a chiedere grazie
lui diceva chiedetela alla Madonna, chiedete l'intercessione della Madonna. Oggi è la festa della Madonna Addolorata e Fra Modestino indicava la Madonna delle Grazie, come colei che ci mette la sua mediazione materna. E poi una cosa che era la sua esperienza quotidiana, iniziava con la preghiera molto presto la sua giornata e poi la riempiva di Eucaristia. La sua presenza all'Eucaristia era una presenza costante e qualche volta anche la ricordo personalmente quando sono stato qui guardiano della fraternità, qualche volta che avevo la messa in cappella, nella cappella all'interno del convento, e pur avendo lui ascoltato, partecipato a già un paio di eucaristie, diceva, io gli dicevo, Fra Modesti vado a celebrare, vuoi venire? E lui veniva, pregava, non perdeva l'occasione di stare vicino a Gesù e Eucaristia, di sedersi alla mensa del Signore. Del resto aveva un maestro d'eccezione, non poteva non fare diversamente. Lo stile di Padre Pio era... E questo, Leo, mi permette anche di aggiungere una cosa che ho sottolineato l'anno scorso nel pensiero che dissi alla messa del 14 di settembre. La scuola di preghiera e la scuola di vita, la scuola di santità di San Pio. Io colgo l'occasione per vedere anche al di là di Fra Modestino, all'interno della nostra provincia religiosa, ma anche fuori, noi tra i figli spirituali di Padre Pio. Padre Pio ha avuto, io credo, e è un tema che va approfondito, una scuola di santità. Oggi, non per nulla, abbiamo la beata Madre Maria Gargani, abbiamo in corso il processo di Fra Daniele Natale, per cui anche salutiamo tutti i devoti, gli amici di Fra Daniele, e poi Fra Modestino, ma poi ce ne sono altri, anche tra i laici, qui nel nostro cimitero di San Giovanni Rotondo c'è Antonietta Vona, ma la Maria Paila, abbiamo tante di quelle persone che hanno modellato la loro vita sugli insegnamenti di San Pio, che poi sono gli insegnamenti del Vangelo, ma hanno fatto, direbbe Padre Pio, sul serio, non gli hanno fatto perdere tempo. Mi viene in mente la figura dell'albero, no? Che è apparso in sogno a Lucia Fiorentino, una delle figlie spirituali di Padre Pio, ecco, sta portando e continuerà, speriamo, a portare sicuramente. Frutti. Fra Nazario, ci fermiamo qualche istante per la pubblicità, tu resta con noi perché abbiamo ancora altro da dirci, e linea alla regia, pochi istanti di pausa e poi ancora insieme. Eccoci ritornati ancora insieme con Fra Nazario Vasciarelli, che ringrazio ancora una volta per la sua presenza. Stiamo parlando di questa figura sbocciata all'ombra di quel grande albero che è stato Padre Pio ed è Fra Modestino Fucci. Abbiamo avuto modo anche, Fra Nazario, di vedere plasticamente questa grande fila, ecco, tanti di noi se la ricordano, dinanzi a quella portineria del convento che era il luogo da cui Fra Modestino esercitava il suo apostolato. E mi è venuta in mente la qualifica sociale, ecco, passami questo termine, di Fra Modestino, che poi è anche questa la scuola di Padre Pio, perché Padre Pio ha incontrato milioni di persone, ora vado un po' a spanne, Fra Modestino probabilmente anche lo stesso, ma il carattere sociale di queste due grandi figure emerge in maniera molto molto forte, e dal carattere sociale emerge anche il carattere dell'accoglienza. Noi qui abbiamo anche Casa Sollievo della Sofferenza, che insomma in questo è un'eccellenza. E allora vorrei chiederti, Fra Modestino, come ci aiuta a in qualche maniera a rendere pratico questo concetto di accoglienza in una società che è segnata da questo individualismo sfrenato? Fra Modestino era l'uomo dei rapporti, aveva tanti rapporti, e si è creato anche il suo ministero, perché non era il semplice portinaio che apriva la porta. Io ricordo nella portineria di San Giovanni Rotondo c'era una tastiera sulla destra, una che apriva la porta che
portava in sagrestia e l'altra che immetteva nel convento. Era facile, o rispondeva al telefono. Lui venne qui nel 1969 modestino come portinaio, telefonista, ma lui si è saputo creare un servizio che non aveva pari, perché non è nessuna portineria, certo, di un palazzo, di un, aveva tutta questa fila che molte volte ci anche dava qualche difficoltà per entrare in convento, mm-hmm, ma non avevamo i nostri percorsi. Però Fra Modestino aveva una parola per tutti e si rendeva conto anche da lontano di chi avesse più bisogno in quel momento, per cui anche sapeva anche in corso d'opera selezionare, poi manteneva rapporti epistolari. Ho visto da tanti amici gli scritti e si ricordava con dei detti, con degli aneddoti di chi fosse la persona, da dove proveniva, qual era, aveva una bella memoria Fra Modestino, quindi anche questo ha fatto di lui un punto di riferimento e il frate cappuccino deve essere così, frate del popolo, e Modestino era frate, mm-hmm, del popolo, frate dell'accoglienza, e Modestino era accogliente. Pensate, anche lui ha maturato, quando lui è arrivato qui a San Giovanni Rotondo veniva da altre esperienze, era stato persino nel suo paese a Pietrelcina come questuante, così come era stato in altre realtà che non metto tutte insieme, no? Uh-huh. Però ultimamente con il direttore di Padre Pio TV Stefano Campanella siamo andati a parlare di Modestino ad Agnone, uh-huh, ad Agnone, dove non abbiamo più la nostra presenza cappuccina, abbiamo il convento. Però è affidato alla diocesi, e tanti ricordavano la presenza di Fra Modestino in Agnone, tutto quello che lui faceva, anche girando per le case, andando a consolare gli ammalati. Cioè lui era l'uomo portato fuori, uh-huh, che andava incontro agli altri, e quello che ha fatto negli altri conventi l'ha perfezionato, l'ha portato veramente a compimento qui a San Giovanni Rotondo, in questi 40 anni che lui è stato fino alla sua morte. E aveva questo rapporto, ma con tutti, dal più povero anche a gente titolata, gente che aveva anche un ruolo nella società. Però aveva sempre l'occhio attento a quanti erano nel bisogno, a quanti si rivolgevano a lui proprio per chiedere di pregare o per insegnare a pregare. Una cosa che sottolineo, giusto per, faccio un flash, la cura che aveva per i detenuti. Ma dici, che c'entrano i detenuti con Fra Modestino? Quando mai sono venuti? Eppure lui ha scritto un libretto con delle riflessioni per i detenuti. Il sociale, mm-hmm, ecco quello che tu dicevi, l'attenzione di Fra Modestino ai detenuti. Senti, Fra Nazario, tra le tante persone che Fra Modestino ha incontrato ce n'è una, Consilia De Martino, che ai più magari è sconosciuta, chi non conosce in maniera ovviamente approfondita la storia di Padre Pio. Grazie all'intercessione di Fra Modestino questa donna è guarita ed è il miracolo che ha ottenuto la beatificazione di Padre Pio. Ascoltiamo insieme questa testimonianza. Fra Modestino l'ho conosciuto nel 1988 e diciamo che io ho iniziato a salire a San Giovanni Rotondo proprio nel 1988. Dopo pochi pellegrinaggi, cioè terzo, quarto pellegrinaggio, ho avuto il piacere di conoscere Fra Modestino. E da allora è stato un colloquio continuo per 23 anni, fino al giorno 10 agosto del 2011, praticamente 4 giorni prima che lui morisse. E da quel giorno della nostra conoscenza, ogni mattina ci sentivamo al telefono, per cui ho avuto una direzione spirituale di 23 anni.
Tramodestino è stato fondamentale nella mia crescita spirituale, praticamente 23 anni di colloqui giornalieri, di indicazioni, insegnamenti, letture spirituali, pensieri spirituali che lui mi dava ogni giorno e direttive per una mia crescita praticamente. A parte, penso che lo sappiano tutti, che ho avuto un ruolo fondamentale anche nel miracolo della beatificazione. Qui lui ha pregato tantissimo per me. Gli devo tutto, perché lui mi ha dato delle direttive. Io sì, ero credente, ma non a tal punto. Cioè, tutta la mia crescita e tutta la mia conoscenza la devo a lui. Ero vicino al letto 4 giorni prima che morisse e ho chiesto se volevamo recitare il Santo Rosario. Lui col cenno, mi ha fatto cenno con la mano di sì, abbiamo detto i misteri dolorosi. Ed è una strana coincidenza, perché? Perché la prima volta che lui mi ha portato giù in cripta abbiamo recitato i misteri del dolore. Quindi io associo questa cosa a una coincidenza, chiamatela, cioè chiamala come vuoi, però ho detto il primo rosario con lui, i misteri del dolore, e l'ultimo, i misteri del dolore. Prima di morire, io, sai, sono una persona allegra, anche se sembro che non voglio fare interviste e cose, in realtà ho un carattere molto allegro. E io ho chiesto, fratello, sì, ma Padre Pio in me che cosa ha visto? Dice, no, figlia mia, io il primo giorno che ti ho visto ho detto è lei che porterà all'altare Padre Pio. La commozione di Consiglia è, diciamo, eloquente, Fran Nazario. Questa è una delle tante testimonianze legate appunto alla figura di Fran Modestino. Questa poi siamo particolarmente legati, insomma, anche per quello che poi è successo, come abbiamo avuto modo di dire. E colgo l'occasione per salutare Consiglia. Siamo amici, fa parte anche lei dei testimoni qualificati, no? Della vita di Fran Modestino, è stata, come ha detto, molto vicina. E io penso a Consiglia e penso anche al dottor Tommaso Contaldi, che è questo medico di Pompei, mm-hmm, che ha seguito anche la parte medica, no? Sì. Anche del miracolo che poi ha portato agli altari Padre Pio. E quella schiera di persone, fra anche la storia di Tommaso, è una storia molto interessante, e l'avvicinamento, diciamo così, a Gesù è stato mediato, mm-hmm, da Fran Modestino, no? questo tramite, questo buon esempio. Che è la parola forte, mm-hmm, che Fran Modestino ha detto a questi figli spirituali. Ne ricordiamo tanti, ha fatto tanto anche nella vita di queste persone. E Consiglia ha veramente seguito Modestino fino alla fine, e anche oggi, certo, quando ne parla, i toni l'abbiamo potuti ascoltare personalmente. Sempre molto bello sentir parlare di queste testimonianze che ci avvicinano e ci fanno toccare con mano proprio questa la fede e la spiritualità di Fra Modestino. E io mi ricollego un attimo alla parola forte, quindi forza. Padre Pio diceva sempre che quanto più si è forti, tanto più si diventa grandi. E oggi l'abbiamo ricordato più volte durante la puntata, e la giornata dedicata alla Madonna Addolorata. Quindi Fra Italo stamattina ci ricordava, ecco, il cuore sofferente delle mamme, ma io direi anche il cuore sofferente di tante persone che sono nella malattia, che vivono la distanza di un figlio, che vivono dei momenti difficili. Ecco, io ti chiederei, Fra Nazario, di rivolgere un pensiero a tutti coloro che sono in un momento di prova, di sofferenza. Le sofferenze sono a vario titolo, no? Hanno varie sfaccettature, e Dio è vicino alla sofferenza dell'uomo e ci manda delle persone, dei suoi
dei suoi figli che stiano vicini a uomini e donne che vivono situazioni di sofferenza, di dolore. E la Chiesa, il mondo è pieno di questi missionari che aiutano Gesù nel portare la croce, quindi aiutano anche le persone, che indicano alle persone che la croce di Cristo è fonte di salvezza. Quindi Padre Pio è stato uno di questi, Fra Modestino è stato uno di questi, Fra Daniele è stato uno di questi, Maria Pail quando è stata vicina anche a Padre Pio, no? nel tempo della guerra. E il dolore è una realtà con cui dobbiamo convivere, però un dolore illuminato dalla risurrezione di Cristo, no? Perché altrimenti rischiamo di incupirci, no? di guardare noi stessi. Il classico ombelico, no, noi non lo vogliamo stare lì, noi vogliamo avere lo sguardo aperto verso il cielo e guardare che nel cielo c'è la speranza, perché la sofferenza viene illuminata proprio dalla speranza, dalla certezza. Lo dicevamo ieri, la croce non è fonte di salvezza, la croce è fonte di salvezza nella misura in cui ha portato Gesù Cristo. E allora il nostro sguardo deve essere illuminato dalla presenza di Cristo, deve essere volto verso il Signore. E come dice Papa Ratzinger, non c'è venerdì santo senza domenica di Pasqua, non c'è domenica di Pasqua senza il venerdì santo. E direi che possiamo chiudere così allora, Fra Nazario, potremmo questa nostra bellezza, sì, bella chiacchierata. Ovviamente ci risentiremo con il passare delle settimane, dei mesi, per aggiornarci su questa causa che ci sta tanto a cuore. Grazie anche di cuore. Anche a me, saluto tutti, grazie a voi due, grazie a Padre Pio TV per questa opportunità che ci dà di poter illuminare anche le nostre giornate con questi esempi meravigliosi. Grazie.